ben rivisto anche per me nei vostri confronti, perché mi mancate. Le manchiamo? Sì, sì, sì. Devo dire che anche lei ci manca parecchio, sì, sì, in una giornata uggiosa dove però il Teramo si gioca tanto, il Grosseto forse tutto, sbaglio? No, tutto no, perché poi rimarranno 10 gare e quindi noi sappiamo il nostro percorso, peccato per questi infortunati che ragazzi veramente di grande livello e ci mancano terribilmente. Siamo partiti bene da quando l'abbiamo presa, però poi è chiaro che adesso abbiamo dei problemi perché 4-5 titolari fuori per noi non è facile. Senta, direttore, come la vede la lotta nella parte destra della classifica che riguarda voi in primis? Ci sono anche la Pistoiese, l'Aquila Montevarchi che era partita bene e che poi è andata un po' incalando, c'è anche se vogliamo il Teramo, c'è il Limolese. Come la vede? Qual è il livello tecnico di queste squadre? Ma a livello tecnico io ho visto ultimamente anche la Pistoiese, la Viterbese, ottime squadre, buone squadre, quindi si sono rinforzate nel mercato di gennaio e adesso stanno cercando di lottare così come noi. Toglierei da questo novero di squadre il Teramo, perché è una squadra che più che una squadra è un organico che mi piace e quindi sicuramente la squadra che avrà meno problemi sarà il Teramo. Direttore, che le faccio una domanda personale, insomma, che sensazione è tornare al Bonolis, dove è stato per qualche stagione, ritrovare un po' una squadra che conosce non bene come la conosceva all'epoca, però insomma poi negli anni in cui è andato via da Teramo comunque ha continuato a seguire il Teramo? No, mi ha fatto un effetto particolare perché appena sono entrato mi hanno abbracciati tutti e quindi questo è chiaro che mi riempie di orgoglio, se vede che qui ho fatto bene, a prescindere dal lato squisitamente sportivo, ma soprattutto umano, perché sono amico di tutti, loro sono amici miei e quindi ho lasciato un pezzo di cuore, tant'è che abito a Teramo e quindi per me oggi è una giornata particolare. La connection Capaldi Maurizi che fa uno scherzetto al Teramo, insomma, il sorriso sotto i baffi che da qualche tempo non ha più, però un po' ci pensa. Ma io conosco benissimo il mister, che secondo me è uno dei migliori allenatori della categoria. E peccato per queste defezioni, poi gli attori non siamo noi, io arrivo fino alla linea di campo, poi il resto ci penserà Maurizi e la squadra e quello che verrà ci prenderemo. Direttore, campionato che invece in alto sembra essere destinato ad una lotta sostanzialmente a due, Modena-Reggiana. Ma sì, anche se noi abbiamo incontrato qualche domenica fa il Cesena, un'ottima squadra, ma noi abbiamo giocato alla pari, vincevamo 3-1, quindi secondo me alla fine sarà una lotta a due Reggiana-Modena. Posso chiederle, scendendo un po' di categoria, visto che lei è stato protagonista anche del Castelnuovo, le difficoltà in questa stagione di questa squadra che oggi va sul campo del fanalino di coda Aurora Alto Casertano, che però sembra non riuscire a ripetere quanto di buono aveva fatto nel momento in cui era stata promossa in Serie D? Ma io, il presidente è un amico e quindi mi ha chiamato lì per cercare di dare una mano, l'avevamo strutturata, organizzata come una società di cima, veramente, sono sincero. Poi sono venute a mancare delle certezze, non da parte del presidente, che veramente lo ringrazio per la possibilità che mi ha dato, ma anch'io gli ho dato tanto, però altre persone si sono tirate indietro, non è stato giusto. Quando ho visto questa situazione mi sono dimesso e sono andato via. Però io ho sempre detto, qualsiasi cosa dovesse servire a Castelnuovo per il presidente sarò sempre a disposizione. E poi Grosseto com'è nata? Grosseto mi hanno chiesto la disponibilità, non solo il Grosseto, anche altre situazioni. L'ho accettata volentieri perché conosco il presidente, la piazza poteva essere ambita da tanti e essere attualmente il direttore generale, braccio destro del presidente, legale rappresentante del Grosseto mi ha inorgoglito. Sto cercando di fare il massimo, ce la stiamo mettendo tutta per tirarci fuori. Non sarà semplice, però la società è di ottimo livello. Sarà 3-4-3 quello di oggi del Grosseto? Il mister di solito il modulo attualmente per i ragazzi a disposizione è un 3-5-2. Poi durante il corso della partita vedremo. E poi la seconda parte del quesito, che ambiente ha trovato in Maremma? In Maremma si sta molto bene. Immaginiamo. Si sta molto bene perché noi siamo vicini
al mare, Castiglione della Pescaia, Porto Santo Stefano, ogni tanto mi invitano a delle situazioni, ci vado volentieri per non essere scortese, purtroppo si mangia bene, quindi è un bel problema per me, io che sono abituato a fare pasti frugali, però purtroppo poi per rispetto cerco di non fargli rimanere male e quindi sono costretto a mangiare. Però non si direbbe dalla linea. Faccio un pasto al giorno, quindi per mantenermi. Un abbraccio grande ad Andrea, che lo ritengo una persona squisita, competente, un amico. Lei che è molto esperto di carte federali, Teramo e Pescara, i due abruzzesi del girone B, sono di fatto sotto l'occhio del ciclone per la giustizia sportiva per cose diverse. Il Teramo ha già ricevuto un deferimento, il Pescara potrebbe ricevere un deferimento per il caso plusvalenze. Che idea si è fatto sui due casi di Teramo e Pescara? Ma per quanto riguarda le plusvalenze avranno meno problemi le società che militano in Serie A, per le società che militano in Serie C avranno qualche problema, ma il Teramo, il Pescara innanzitutto, quello che potrebbe rischiare è un punto di penalizzazione. Per il Teramo una multa, perché nella prima decade di marzo cambieranno le norme dell'articolo 20 bis delle NOIF, quindi sicuramente potrebbe ovviare a qualche documentazione parzialmente documentata, nella documentazione che loro chiederanno sicuramente ovvieranno a questo problema, però è chiaro che avranno una multa come tutti, perché purtroppo l'articolo 20 recita delle cose che a livello di requisiti finanziari che le banche non ottemperano, quindi non sono d'accordo con la federazione di fare quel tipo di requisiti, anche se poi quello che loro adottano più o meno è la stessa cosa. E quindi si sono accorti di questa situazione e nella prima decade di marzo cambieranno le regole. Voi anche avete avuto problemi in fase di cambio di proprietà? Sì, abbiamo più o meno gli stessi problemi, perché noi abbiamo prodotto tutta la documentazione, ma ci sono delle banche istituzionali nazionali che non c'è stato verso di fargli fare il modulo, il facsimile della federazione, e si sono avvicinati molto, ma alla federazione questo non va bene, e vediamo quello che succede, però ripeto, cambieranno le norme, quindi qualcosa si potrebbe aggiustare. A Teramo si parla tanto della banca di Orvieto, che è quella che non avrebbe rilasciato un documento conforme a quello voluto dalla federazione, però le chiedo proprio l'ultimissima, poi la lasciamo, ma perché c'è questa riluttanza da parte di alcuni istituti di credito? Perché loro adottano un loro facsimile per aziende importanti fino a 20 milioni di euro per appalti, quindi non vedono perché per una società di calcio devono fare tutt'altro. E la banca casomai territoriale non è un problema, per le banche istituzionali purtroppo è sempre un problema, e addirittura i tempi, loro chiedono entro 15 giorni, per banche istituzionali si parla di un mese e mezzo.